perché c'è da caricare il tutto, un secondo solo. Sembra che sarò il primo a parlare di scenari apocalittici di ieri. No, il problema è che la celebre esplosione del vulcano dell'isola di Tera, Santorini, che però qui c'è qualcosa che è un po' tutto. Ecco, vi faccio vedere Santorini dall'alto come oggi. Questo che vedete qui è l'aeroporto, c'è molto turismo, sono famosi i vini prodotti nel suolo vulcanico di Santorini. E come vedete ha una forma circolare con un duomo centrale che è il tipico segno quando ci sono questi duomi, poi c'è un pavimento lavico tutto intorno, di qualcosa di veramente terrificante, perché se poi andiamo a guardare, ecco com'è il cratere dove ci hanno costruito, qui sopra ci hanno costruito la città, la capitale, e sta proprio qui, vedete che è proprio a strapiombo sul mare. Quindi questo duomo centrale che vedete significa che qui c'è stato proprio affioramento di magma, perché è tipico fenomeno che si verifica ogni volta che la crosta terrestre salta per aria e resta sotto, certo, la caldera, che pare che adesso si stia anche di nuovo riempendo, tra l'altro. Quindi è successo un evento terrificante a Santorini. Ma quando è successo questo evento? Il problema è che i geologi hanno identificato da tefros, che è una parola greca che vuol dire cenere, le ceneri del Mar Nero, datate negli strati geologici del 1630 con le tefre prodotte dall'esplosione di Santorini, perché ci sono molte teorie. Prima, negli anni 50-60, si pensava che avesse prodotto 7 chilometri cubi di materiale, poi passarono a 20, adesso ultimamente si è passati, non so in base a quali calcoli, a 100 chilometri cubi di materiale. 100 chilometri, voi immaginate un cubo alto 100 chilometri da qui, che va da qui alla ionosfera, cioè siamo chiaramente fuori dall'atmosfera terrestre. Quindi dicono che le tefre del Mar Nero provengono da Santorini, e quindi 1630. Ma ci sono dei problemi che non so per quale motivo si siano dissolti. Cioè, i geologi hanno suddiviso la Terra in province petrografiche. Per esempio la regione circumpacifica, per esempio le Ande, sono rocce cosiddette alcalicalciche, appartengono alla famiglia delle rocce alcalicalciche, le montagne delle Ande. Ma alla famiglia delle rocce alcalicalciche appartengono anche il Caucaso, anche l'Himalaya. Cioè, voi immaginate un meteorite di dimensioni consistenti che atterra, diciamo così, sul Caucaso o sull'Himalaya, gli atterra sopra una velocità da un massimo di 70.000 a un minimo di 14.000 km/h. E comunque con una temperatura, l'avete visto una volta quando precipitò uno shuttle che sbagliò l'angolo d'ingresso, temperatura da plasma, cioè intorno ai 3.000 gradi centigradi. Quindi immaginate tutta l'aria, sia il meteorite che l'aria intorno al meteorite, che produce, chiaramente incenerisce il materiale roccioso e lo disperde in una nuvola. Però dice no, è stato sicuramente Santorini. Ma siccome, tra l'altro, il guaio qual è? Che Santorini, come l'Etna, si trovano nella fascia delle regioni alcalicalciche, quindi la confusione è legittima. Però ci sono delle cose strane, degli atteggiamenti strani.
Vedete? Questa è la famosissima impronta che lasciò Armstrong sulla Luna. Vedete qui quest'ombra qui molto profonda, perché il tallone che sprofonda nella regolite, perché è una cenere leggerissima la regolite, proprio impalpabile, e quindi il piede che ci sprofonda dentro. Vedete invece molto illuminata la parte esposta alla luce solare, perché l'impronta è molto profonda. E la regolite è una sostanza molto strana. Questa è l'astronauta Smith dell'Apollo 17. Lo ingrandisco anche se i pixel si sgranano un po', comunque l'importante è capire di che stiamo parlando. Vedete che la tuta dell'astronauta Smith è completamente, fin sopra la cima dei capelli, tanto per dire, completamente ricoperta di regolite. La regolite è, eccola qui, questa è una tabella, composizione percentuale della regolite ottenuta col metodo della diffrazione da Gx con separazione di vasi metri. La composizione della regolite, vedete che c'è il quarzo, quindi ci sono rocce sbriciolate al 30% quasi, poi c'è plagioclaso e feldespato e pirossidi, cioè che sono il 65%, questo al di fuori del termine tecnico, in parole povere, pirossidi e plagioclaso significa ceneri vulcaniche. Poi c'è un 4% di floclopite, cioè di materiali provenienti da impatti meteorici. Ora, i geologi, anche quelli che hanno studiato la regolite, dicono che la regolite si è formata, c'è una quantità immensa, è talmente tanta la regolite che c'è sulla superficie lunare, che le prossime missioni terrestri sulla Luna pensano di stabilire lì delle colonie e di prelevare l'ossigeno. Siccome la regolite c'è SiO4, no? 4 atomi di ossigeno e un atomo di silicio tra le tante e tra i tanti componenti, e pensano di prelevare proprio l'ossigeno dalla regolite. Cioè, pensate quanta ce n'è sulla Luna. Ma vedete anche qua questa l'esame al microscopio elettronico, vedete, pirosseni. Il menite è una sostanza, base, questa è di origine meteorica sicuramente, pirosseni, comunque sono sostanze, c'è un po' di tutto, ma c'è il 65% di ceneri vulcaniche. Allora dicono giustamente, no, le ceneri vulcaniche però vengono anche quelle dagli impatti meteorici, perché se voi pensate per esempio al cratere Tycho, il cratere Tycho ha anche lui un duomo centrale, il duomo centrale è la firma della fiaccia, cioè quando un meteorite sfonda la crosta lunare, è talmente pesante da sfondare la crosta lunare, è chiaro, va giù, quindi buca la crosta, affiora il magma affiora e lascia la cicatrice. Quando ci tagliamo, no? Viene fuori il sangue, si fa la cicatrice e poi si fa la crosta, e poi la crosta va via e resta la cicatrice. Ecco, il duomo centrale è quella cicatrice. Quindi, cioè, è evidente, d'accordo, ma il punto è questo, a parte la quantità enorme di regolite, il punto è anche un altro. Vedete, questa è una tabella altimetrica della Luna. Vedete, faccia visibile, faccia nascosta. Cioè, voi sapete che la faccia visibile della Luna è sempre visibile dalla Terra, cioè la Luna offre alla Terra sempre la stessa faccia. Mentre la faccia nascosta della Luna, the dark side of the Moon, è completamente frastagliata di cime, cioè non ha quelle pianure immense che ci sono sulla faccia. Addirittura vedete la Luna sferica con un raggio unificato, la parte visibile è più bassa della parte nascosta. Ma la cosa è questa: perché la regolite sta solo nella faccia visibile? Perché, cioè, scusa, se è un fenomeno, se i meteoriti che cadono solo sulla faccia visibile, non cadono meteoriti dall'altra parte. Ora, il problema è che a un certo punto, quando, ecco, questo, prima vi voglio far vedere un attimo questo, dicono, per esempio, questa impronta, siccome non c'è aria, non c'è venti, non c'è pioggia, quindi questa impronta resta lì in eterno, ma non lo so, dipende dalla zona, perché vedete che, così come la Luna crea sulla Terra delle mare, la baia di Fundy in Canada, nella parte occidentale del Canada, ci sono maree con un'escursione di 15 metri,
non è come da noi le maree sono pochi centimetri, però ci sono, in Francia ci hanno costruito pure le centrali elettriche. Questa è una marea di regolite sulla Luna indotta dalla gravità terrestre, è un fronte d'onda, uno tsunami terrificante che sta coprendo il fondo di un cratere. Cioè, non ci sono agenti atmosferici, però ci sono gli agenti gravitazionali. Ora, il punto è questo. Vedete anche qui, ecco, per esempio, vedete questi sassolini qui sparpagliati sulla superficie lunare? Questo è un sasso molto grande. Questi sassolini raccolti dagli astronauti, alcuni di questi sassi sono di origine terrestre. Così come da noi, una volta in Antartide, sono stati trovati massi di origine marziana. Cioè, è chiaro che un impatto violento sulla superficie di Marte può imprimere a un sasso, a un qualcosa, una velocità di fuga tale da farlo scappare dal pianeta e poi magari viene catturato gravitazionalmente dalla Terra e casca nella Terra. La stessa cosa, a maggior ragione, sulla Luna, che ci sta qua vicino, 400.000 km, figuriamoci. Se arrivano da Marte, figurati se sulla Luna non devono arrivare quelli dalla Terra. Il problema è, ma è possibile che sulla Luna sia arrivata la cenere delle esplosioni vulcaniche della Terra? Ma è ovvio che nessuno lo può dire, allo stesso identico modo di come nessuno lo può escludere. Cioè, il problema è un altro adesso. Cioè, tutti, quasi tutti i geologi dicono che la regolite lunare è sicuramente il prodotto degli impatti meteorici. Ma la domanda è questa: com'è possibile che la cenere vulcanica sulla Luna sia il prodotto degli impatti meteorici, mentre sulla Terra no, deve essere assolutamente il prodotto delle esplosioni vulcaniche? Cioè, se gli impatti meteorici producono regolite sulla Luna, perché non possono produrre tefre, ceneri anche sulla Terra? Cioè, ci sono tutte le condizioni. Se un meteorite precipita in una regione alcalicalcica, come è la regione di Santorini, quindi è la stessa natura, quindi, cioè, è chiaro che lo stato geologico è del 1630, ma dire che quello stato geologico del 1630 è indiscutibilmente quello di Santorini è un salto concettuale che non è giustificato da niente e da nessuna prova. È un salto concettuale puro e semplice. Non c'è nessun legame scientifico tra lo strato del 1630 delle ceneri e l'esplosione di Santorini. Non esiste nessun legame scientifico. Tant'è vero che, ecco, questo è un geologo che è andato a Santorini, un gruppo di geologi hanno fatto dei carotaggi sui depositi di cenere di Santorini. In questo carotaggio che lui indica con la mano è stato trovato un ramo di un albero di olivo, lo hanno sottoposto all'esame del C14 e hanno trovato la data del 1630. Ma io anche qui vorrei capire una cosa. Ecco, questo istogramma è stato fatto bruciando i semi di moco, cioè una leguminosa che Marinatos aveva trovato ad Acrotiri dentro delle giare ben conservate. Le obiezioni che fecero Marinatos furono quelle che non c'era nessuna certezza che quei campioni non fossero stati contaminati dall'esplosione. Ma io mi dico una cosa veramente incredibile, cioè due pesi e due misure qui abbiamo veramente. Cioè, i semi di moco sigillati in una giara e sepolti dalla terra potevano essere contaminati, e il pezzo di legno quasi bruciato, perché quella una colata piroclastica sappiamo che è a 1000 gradi, quindi quello non è contaminato. Qui siamo, secondo me, non alla mistificazione, io non lo so veramente da che gente, da dove viene fuori sta gente. Questa quindi è la situazione, quindi Terra non esplose, quindi se i geologi, giustamente hanno ragione gli archeologi quando dicono che Terra, l'esplosione di Terra ci fu, ma in un altro periodo, nel 1400. Ora, io vorrei farvi vedere una cartina, insomma, non si vede, comunque
questa è l'isola di Creta, questa è l'isola di Terra che esplode e questo è il cono che va verso l'Egitto. Dice, ma tu come ti permetti di fare sto disegno e di dire che anziché andare nel Mar Nero va qua? Ma come mi permetto? Me lo dice la natura, me lo dice. Questa è l'eruzione vulcanica dell'Etna del 2001, questa è la piuma di ceneri che è entrata nella stratosfera. Nella stratosfera non ci sono venti, c'è un'altra cosa, c'è l'accelerazione di Coriolis, cioè che è una forza naturale dovuta alla rotazione della Terra intorno al suo asse. Quindi o la Terra ruotava in un modo diverso, oppure se la Terra aveva la stessa rotazione, allora così come per l'Etna è uguale per Santorini. Cioè ha ragione la Bibbia quando dice che il territorio di Gosen, dove abitavano gli ebrei, non fu colpito, perché la direzione impressa dall'accelerazione di Coriolis alla piuma delle ceneri doveva essere per forza questa. Cioè, non perché lo dico io, ma perché lo dice la natura, o perché lo dice anche il Landsat con le sue fotografie. Quindi dicono, va bene, le ceneri le hanno trovate ovunque, meno che cioè, comunque cose che non hanno poi alcune. Noi abbiamo una serie di documenti, per esempio questo è un coperchio di alabastro del faraone Khian del XVII secolo, che è quel periodo in cui secondo i geologi sarebbe esplosa Terra, ma in Egitto ora... E voi dovete, cioè, i geologi dicono, ma ci fu una catastrofe planetaria, è vero, nel 1730 gli anelli di accrescimento delle foreste della California presentano una scarsa crescita. Ci sono gli annali cinesi che parlano di un cielo giallo, di perdita di raccolti, di foreste incendiate e cadde l'undicesima dinastia, quindi c'è una catastrofe. Ora, secondo i geologi, ci sarebbe stata una catastrofe planetaria e ci fu veramente, non è che sarà, è vero, tranne che in Egitto, cioè l'Egitto che stava là sotto. Cioè in Egitto noi sappiamo da una serie di documenti che in Egitto i pascoli del delta erano, c'erano i tebani che mandavano il loro bestiame lì a pascolare quando c'erano ancora buoni rapporti tra i tebani e gli Ixos. Ma ci sono poi una serie, ecco, vediamo questo altro dato, ecco, questo è un vaso di alabastro col cartiglio di Tutmosi III trovato a Creta, che, cioè, c'erano rapporti commerciali tranquilli. I rapporti commerciali, ecco qui, queste, l'isola di Creta, vedete, c'era il commercio del rame, era un'isola che si trova al centro di commerci internazionali. Non risulta che ci fu, è vero, una rottura, la fine di questi commerci fu nel 1400. Ora il punto è un altro, che, ecco, questo è de Marnier, che era, lui nacque nel 1903, morì nel 2000, quindi tutto il secolo, era il più grande storico dell'arte egea del XX secolo. De Marnier scrisse questo, volevo chiedere a te chi te l'ha detto queste cose, me l'ha detto uno come de Marnier. Cioè tutti questi, parlando dei palazzi di Cnosso, tutti questi palazzi furono devastati da una catastrofe che può anche essere stata un terremoto, ma che a differenza di quelle che stessa epoca devastarono così tutto il Medio Oriente, ebbe conseguenze meno gravi. Si procedette infatti ben presto alla ricostruzione sui medesimi luoghi e dei primi palazzi non resta altro che simulazione al di fuori delle rovine sepolte, cioè ricostruirono subito, quindi non è che non era morto nessuno, era morto qualcuno, ma ricostruirono subito i cretesi. Il punto poi è un altro. Dice dunque, poi improvvisamente il circolo di tombe scoperte da Schliemann rivela i tesori radunati nelle tombe a fossa. Stiamo parlando di tomba a fossa di questo tipo qua. Ecco, questa è una tomba a fossa degli Achei, dove venivano sepolti il re. E in nessuna necropoli cretese, è vero, si è mai trovato un sistema. Hanno trovato tesori immensi in queste tombe primitive. Cioè, quindi c'era una discrepanza enorme tra il valore architettonico della tomba e quello che c'era dentro, cioè i tesori, le ricchezze e anche i pezzi pregiati che c'è. E quindi giustamente De Marnier dice che erano prodotti delle razzie operate dalle bande achee.
Cioè, gli achei andavano a fare la spesa, diciamo così, no? La spesa proletaria a Creta. Cioè, andavano, colpivano. Questo nel 1600. Cioè, questi facevano la spesa proletaria a Creta, razziavano e se ne andavano. Gli achei si trasferirono a Creta in maniera definitiva dopo il 1400, cioè quando Creta sparì come civiltà. Quindi, per dire che cioè, la storia, credo, parla con grande chiarezza di come andavano le cose, di come andavano le cose. Ora, gli artisti, vedete, un esempio del fatto che gli artisti cretesi a un certo punto, dopo il 1400, si trasferirono in Egitto, lo possiamo vedere da questi fatti. Per esempio, questo è il Principe dei Gigli, che è un celebre affresco del Palazzo di Cnosso. E questo tipo di arte strana la troviamo, per esempio, anche in tutto l'Egeo. Vedete queste gambe assurde, sottilissime, cosce grosse. È un tipico stilema dell'arte egea e cretese. La troviamo anche nel VII secolo, vedete qui, gambe sottilissime, cosce grosse, vitini sottili, ma non è che erano deformità, è come Modigliani quando faceva le dame dal collo lungo, Picasso che faceva le donne con gli occhi storti, no? Cioè, o il fauvismo, dico, abbiamo tanti esempi nell'arte, anche moderna, no? Queste cose. E quindi, quando noi nell'arte amarniana troviamo Akhenaten raffigurato in questo modo, sono artisti cretesi, quindi qui hanno invocato morbo di Frolic, sindrome di Marfan, ne hanno inventate, cioè, evidentemente chi parla così, ovvio, non ha conoscenza della storia dell'arte del mondo egeo, perché se l'avesse eviterebbe di dire queste cose. Ma questi sono tipici stilemi dell'arte egea, gambe filiformi, cosce grosse, vitino sottile, è tipico degli artisti cretesi. E quindi questa è la dimostrazione che dopo la distruzione di Tera, tra l'altro la distruzione di Tera non è che è una ipotesi, una teoria, ci sono due fonti che in maniera indiretta ce lo dicono. Una è l'egiziaca di Manetone, che l'egiziaca di Manetone parla di un'invasione dei cananei, perché i cananei avevano visto la distruzione di Egitto, se non ne approfittiamo ora che l'Egitto è distrutto, quando ne dobbiamo approfittare? E poi anche una lettera di Burnaburias, che è sovrano cassita di Babilonia, ad Akhenaten, in cui ricorda ad Akhenaten, dice, tu non devi ricevere gli assiri, perché quando i cananei vennero da mio padre Curigalzu e gli chiesero di mettersi con lui per andare contro l'Egitto, aveva detto, no, l'Egitto è mio alleato, non posso, quindi andatene. Perché i cananei andarono a Babilonia? Perché c'è una celebre accademia militare a Babilonia, perché lì si fabbricavano ufficiali, mentre i cananei, come è noto, non avevano ufficiali in grado di sostenere la catena di comando di un'invasione. Quindi avevano bisogno dei babilonesi. Quindi Burnaburias si dice, quando mio padre Curigalzu e tuo padre Amenofi III, ora Curigalzu era molto vecchio quando Amenofi III, bambino di 8 anni, diventò faraone. C'è una finestra di 3 anni di di regno in comune, Curigalzu a Babilonia, Amenofi III in Egitto, c'è una finestra di 3 anni. Quindi è in quei 3 anni, quindi nei primi 3 anni di regno di Amenofi III, ma lo dice Manetone chiaramente, parla di Amenofi III, Manetone, parla di Amenofi figlio di Apu, consigliere del re che aveva il suo stesso nome. Sappiamo tutti che Amenofi figlio di Apu era governatore del Delta e consigliere di Amenofi III. Cioè, quindi il quadro è, se guardiamo i documenti storici, è abbastanza chiaro. La Bibbia stessa descrive con estrema chiarezza i fenomeni dovuti all'esplosione dell'isola di Tera.
quando nel 1980 esplose il Monte Sant'Elena in America sotto la presidenza Carter, si verificarono esattamente gli stessi fenomeni descritti nella Bibbia, identici. Gli ospedali di Tacoma e di Seattle vennero invasi da persone che avevano le stesse patologie denunciate nella Bibbia, gli animali morti per inalazione di polveri, quindi tutta una serie delle acque rose, tutti gli stessi fenomeni descritti nella Bibbia. Quindi, voglio dire, abbiamo il riscontro, voglio dire, oggettivo. Quindi ci furono diverse catastrofi dovute all'impatto di meteoriti, catastrofi dovute alle esplosioni di caldere vulcaniche. Ci fu anche una seconda catastrofe nel 1200 quando scesero i Dori. Quindi fu un'epoca, quella di grandi cambiamenti, che quelle catastrofi avevano il potere di cambiare la storia. Cioè, voi immaginate, i cananei scendono verso l'Egitto, e questo viene descritto chiaramente da Manetone, parla di un esercito di 200.000 uomini. I cananei scendono in Egitto per saccheggiarlo, perché il motivo, a un certo punto Manetone dice, furono svuotati tutti i templi delle ricchezze, degli ori, perché era proibito combattere, perché gli dèi avevano manifestato la loro volontà ostile all'Egitto, se ne credenze. Quindi non potevano combattere, perché combattere contro la volontà degli dèi significava andare incontro alla sicura rovina. Quindi, non potendo combattere, cioè, svuotiamo il delta. A chi gli diamo le ricchezze? Chi era che abitava il delta? Gli ebrei abitavano il delta. Quindi tutte le ricchezze del delta, gli egizi le consegnano agli ebrei. Gli ebrei fanno la finta di uscire, scendono lungo il muro del principe, e lì succedono, lì vengono, attirano l'esercito cananeo in una trappola che poi viene sommerso, ma queste sono poi altre cose. Ora, quindi, senza l'esplosione dell'isola di Tera, la storia, non solo l'esplosione dell'isola di Tera, ma anche la successiva catastrofe che ci fu 200 anni dopo, perché 200 anni dopo, quando c'era Ramses III, che fermò gli Aunebu sulle bocche del delta, ma gli Aunebu erano Shekelesh, cioè i siciliani, cioè se Ramosi III non avesse fermato gli Aunebu, non ci sarebbero i siciliani in Sicilia, gli Shardana in Sardegna, i Peleset in Palestina, i Tekeresh in Turchia. Cioè la geografia politica del mondo sarebbe completamente diversa da quella che adesso. Quindi l'impatto che hanno avuto le catastrofi naturali sulla storia umana è un impatto preciso. Quindi se ci sarà tra 60 giorni un'altra catastrofe, anche lì avremo delle conseguenze antropologiche antropiche di notevole entità, sicuramente. Vedremo che succede tra 60 giorni. Grazie, Michele.